tutti e bentornati nel mio canale YouTube. Oggi insieme realizziamo questo cappellino per una bimba. La misura è per 2-5 anni. La mia nipotina ha 2 anni e mezzo. Per realizzarlo ho utilizzato il cotone Iggy rosa per fare il cappellino. E di questo ne ho utilizzato 70 grammi. Poi per fare il fiorellino invece ne basta proprio poco e ho usato il lilla e il bianco. L'uncinetto, il numero 3. Ago da lana, marca punti, il metro, la forbice e per cucire il fiorellino qui sul bordo del cappello una spoletta di filo color glicine. Bene, se volete realizzarlo anche voi, seguite il video tutorial. Anello magico. E nell'anello lavoro 8 maglie basse. Una. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Chiudo con una maglia bassissima. Secondo giro lavoro 3 catenelle e in tutto 16 maglie alte, quindi 2 maglie alte in ogni punto del giro precedente. Queste sono già 2, 3, 4, 5, 6, 7 9 10 11 12, 13, 14, 15 e 16. Entro nella prima delle 3 catenelle e chiudo con una maglia bassissima. Nuovo giro. 3 catenelle. Entro nella prima maglia alta del giro sottostante e lavoro una maglia alta lavorata sul davanti. Lavoro nello spazio qui che si è formato. Vedete, qui dove ho preso la maglia lavorata sul davanti, lavoro una maglia alta. Vado nella seconda maglia alta del giro sottostante e lavoro nuovamente una maglia alta lavorata sul davanti. E qui accanto, dove ho lavorato la maglia alta sul davanti, lavoro una maglia alta. Così vado nella maglia del giro sottostante e la lavoro sul davanti. Lavoro accanto, sempre qui in questo foro dove ho lavorato la maglia alta, lavoro
lavoro una maglia alta. Così. Nuovamente vado nella successiva maglia alta del giro sottostante e lavoro una maglia alta lavorata sul davanti. E accanto, qui dove ho lavorato la maglia alta sul davanti, lavoro una maglia alta. Così. E continuo così per tutto il Ho giro. Ho ultimato il giro e lavorato su tutte le 16 maglie alte del giro sottostante. In questo modo ho 32 punti. Quindi entro nel primo e chiudo con una maglia bassissima. Così. Cominciamo il nuovo giro e lavoriamo le 3 catenelle. Ora qui dove abbiamo la maglia alta lavorata sul davanti, lavoriamo nuovamente una maglia alta lavorata sul davanti. Così. E accanto alla maglia alta che abbiamo lavorato sul davanti, qui in questo spazio, entriamo e lavoriamo 2 maglie alte, una e due. Così. Quindi abbiamo fatto un aumento. Nel giro precedente abbiamo fatto maglia alta lavorata sul davanti e accanto una maglia alta. In questo nuovo giro una maglia alta lavorata sul davanti e 2 maglie alte accanto qui in questo spazio. Quindi ora andiamo. Saltiamo questa maglia alta del giro sottostante, perché dobbiamo sempre lavorare sulle maglie alte lavorate sul davanti. Quindi andiamo nella maglia alta lavorata sul davanti successiva e lavoriamo una maglia alta lavorata sul davanti. Così. E accanto qui lavoro le 2 maglie alte. Una e due, sempre nello stesso punto, eh? Così. Quindi saltiamo la maglia alta del giro sottostante e raggiungiamo la maglia alta lavorata sul davanti. E lavoriamo la maglia alta lavorata sul davanti. Accanto alla maglia alta lavorata sul davanti, lavoro 2 maglie alte nello stesso punto. Così. Salto la maglia alta e raggiungo la maglia alta lavorata sul davanti. E nuovamente lavoro la maglia alta lavorata sul davanti. Accanto, qui nello stesso punto, 2 maglie alte. Una e due. Salto la maglia alta sottostante, vado nella maglia alta lavorata sul davanti e lavoro la maglia alta lavorata sul davanti. E accanto, sempre nello stesso punto, 2 maglie alte. Una e due. Quindi vedete, si lavora sempre la maglia alta lavorata sul davanti, sulla maglia alta lavorata sul davanti del giro sottostante e in più stiamo facendo degli aumenti. Qui avevamo fatto una maglia alta, ora ne stiamo facendo due nello stesso punto. Quindi ora continuo così per tutto il giro. Sono a fine giro, ho terminato con le 2 maglie alte normali, entro qui nella terza catenella del giro iniziale e chiudo con una maglia bassissima. E abbiamo ultimato questo giro. Cominciamo col nuovo giro con le 3 catenelle. Andiamo nuovamente nella maglia alta lavorata sul davanti del giro sottostante e lavoriamo una maglia alta.
Questo giro ripetiamo lo stesso procedimento del giro sottostante, non facciamo così nessun aumento. Quindi, dopo la maglia alta lavorata sul davanti, accanto lavoro nuovamente 2 maglie alte, una e due, così. Ora qui, vedete, abbiamo le 2 maglie alte che abbiamo lavorato nel giro sotto precedente, ma noi andiamo a lavorare sempre sulle maglie alte lavorate sul davanti. Così. E accanto ripetiamo le 2 maglie alte. Una e due. Così. Saltiamo le 2 maglie alte e andiamo a prendere la maglia alta lavorata sul davanti e lavoro la maglia alta lavorata sul davanti. Così. E accanto, sempre qui, nello stesso punto dove ho lavorato la maglia alta sul davanti, lavoro le 2 maglie alte. Una e due, così. Salto le 2 maglie alte del giro precedente, vado dove ho lavorato le maglie alte sul davanti e lavoro nuovamente la maglia alta lavorata sul davanti. Accanto, qui, 2 maglie alte, una e due. Così. Salto le 2 maglie alte, vado sulla maglia alta lavorata sul davanti e lavoro la maglia alta lavorata sul davanti. Così. E accanto alla maglia alta lavorata sul davanti, 2 maglie alte. 1 e 2. Così. Se state lavorando bene, vedrete che tutte le maglie alte lavorate sul davanti sono una sopra l'altra e all'interno si vedono le maglie alte. Così. E procedo per tutto il giro. Sono a fine giro, quindi entro qui nella terza catenella e chiudo con una maglia bassissima. Vedete ora? Si vede di più la lavorazione, il rilievo con le maglie alte lavorate sul davanti. Cominciamo così il nuovo giro. Una, due e tre catenelle. Vado sulla maglia alta lavorata sul davanti e lavoro la maglia alta lavorata sul davanti. Ora facciamo l'aumento. Quindi nel giro precedente abbiamo fatto le 2 maglie alte accanto a quella maglia alta lavorata sul davanti. Ora invece ne facciamo 3 qui accanto, sempre nello stesso punto. 1, 2 e 3. Così. Quindi saltiamo le 2 maglie alte, perché andiamo nuovamente a lavorare sulla maglia alta lavorata sul davanti e lavoriamo la maglia alta lavorata sul davanti. Accanto qui 3 maglie alte nello stesso punto. Una, due e tre. Salto le 2 maglie alte. Vado sulla maglia alta lavorata sul davanti e lavoro la maglia alta lavorata sul davanti. Così. Accanto alla maglia alta lavorata sul davanti, nello stesso punto, 3 maglie alte. Una, due e tre. Salto le 2 maglie alte,
del giro precedente, raggiungo la maglia alta lavorata sul davanti e lavoro la maglia alta lavorata sul davanti. Accanto, nello stesso punto, 3 maglie alte. Una, due, tre. Così. E procedo per tutto il giro con questo Ho ultimato. procedimento. Il giro. Quindi entro qui nella prima delle 3 catenelle. E chiudo con una maglia bassissima. Se state lavorando bene, il cerchio è bello piatto, non presenta ondulazioni. E nello stesso tempo vedrete che le maglie alte lavorate sul davanti corrispondono, sono una sopra l'altra, così, giro dopo giro. Per questo è importante in un tutorial utilizzare lo stesso numero di uncinetto e lo stesso tipo di filato, o perlomeno proprio molto simile, perché già lavoriamo in maniera magari differente, un po' più stretto, un po' più largo. Quindi, se si usa lo stesso filato è meglio. Oltretutto, il cotone, questo qui, Ighi o Fiocco, che hanno le stesse dimensioni, è perfetto per fare questi lavori per i bambini. È un cotone molto bello, si lavora veramente Giro. benissimo. 3 catenelle. Accanto alle 3 catenelle abbiamo la maglia alta lavorata sul davanti, quindi lavoriamo la maglia alta lavorata sul davanti. Ora facciamo lo stesso numero di maglie del giro precedente. Quindi entriamo qui accanto e lavoriamo le 3 maglie alte. Una, due e tre. Saltiamo le 3 maglie alte del giro precedente e raggiungiamo la maglia alta lavorata sul davanti e lavoriamo la maglia alta lavorata sul davanti, così. Accanto alla maglia alta lavorata sul davanti, 3 maglie alte. Una, nello stesso punto, due e tre. Salto le 3 maglie alte, vado e raggiungo la maglia alta lavorata sul davanti e lavoro la maglia alta lavorata sul davanti. Accanto, nello stesso punto, 3 maglie alte. Una, due e tre. Così. Nuovamente salto le 3 maglie alte, vado sulla maglia alta lavorata sul davanti e lavoro la maglia alta lavorata sul davanti. E accanto, qui nello stesso foro, 3 maglie alte. Una, due e tre. Così. E continuo per tutto il giro. Sono a fine giro e dopo aver fatto le 3 maglie alte, entro e chiudo con una maglia bassissima nel primo punto iniziale. Così. E ora facciamo nuovamente 3 catenelle e cominciamo il nuovo giro. 3 catenelle e qui abbiamo la maglia alta lavorata sul davanti, quindi lavoriamo la maglia alta lavorata sul davanti. Andiamo nello stesso punto qui accanto e lavoriamo ancora 3 maglie alte. Una, due
due e tre. Andiamo nella maglia alta lavorata sul davanti, saltando queste tre maglie alte, e lavoro la maglia alta lavorata sul davanti, così. Nel punto accanto, 3 maglie alte. Quindi vedete, stiamo ripetendo il giro precedente. Così. Nuovamente, salto le 3 maglie alte, vado nella maglia alta lavorata sul davanti e lavoro la maglia alta lavorata sul davanti. E accanto, le 3 maglie alte, 1, 2 e 3, così. Mentre lavoriamo, qui si forma la lavorazione a spirale e procedo per tutto il giro. Quindi il nuovo giro lo lavoriamo esattamente come questo che abbiamo già fatto. Quindi lavoro le mie 3 catenelle, entro nella maglia alta lavorata sul davanti e lavoro la maglia alta sul davanti. Nel punto accanto, qui nello spazio, nuovamente faccio le 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Salto le 3 maglie alte, vado nella maglia alta lavorata sul davanti e lavoro la maglia alta lavorata sul davanti. Lavoro nuovamente le 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Quindi ripetiamo lo stesso giro. Quindi in questo modo raggiungiamo il diametro necessario e nello stesso tempo, vedete, cominciamo già a realizzare un pochino il corpo del cappello. Quindi ora procedo per tutto il giro. Sono arrivata a fine giro e dopo aver fatto le 3 maglie alte, entro qui e chiudo con una maglia bassissima. Ora misuriamo e ho raggiunto così i 15 centimetri. Per un'età di 2-5 anni la circonferenza della testa è tra i 45 e i 47 centimetri, quindi io ho fatto 46 diviso 3,14 e ottengo 14,64, quindi faccio cifra piena e 15 centimetri. Quindi questo è l'ultimo giro che rappresenta la calotta. Ora andiamo a lavorare l'altezza. Per l'altezza si misura sempre dal centro e si fa la larghezza del diametro più 2 centimetri. Quindi se qui è 15, l'altezza sarà di 17 centimetri. Quindi parto da qui, dal centro, fino a qui, vuol dire che devo lavorare fino a raggiungere i 17 centimetri. Naturalmente voi, se poi la volete un po' più lunga, provatela sulla testa della bambina e ve ne giudicate voi. Ora, a questo punto non dobbiamo fare nessun aumento, ma continuare a lavorare sempre in questo modo. E man mano che lavoriamo, fino a raggiungere 17 centimetri, ci accorgeremo che avremo formato anche l'altezza del cappello. Quindi ora ricominciamo come il giro precedente. 3 catenelle, una maglia alta lavorata sul davanti, e 3 maglie alte accanto alla maglia alta lavorata sul davanti. 1, 2
e 3, così. E procedo, giro dopo giro, fino a raggiungere i miei 17 centimetri. Ho raggiunto i 17 centimetri. Ora, se volete, potete lasciarlo anche così. Comunque, provatelo alla bimba, il cappellino. Io proseguo perché voglio fare 4 giri in più, in modo poi così da dargli un piccolo risvolto al cappellino, in questo modo. Visto che il rovescio, vedete, il disegno è molto bello anche sul rovescio, quindi avrò il disegno così sul dritto e il risvolto avrà questo disegno, questo motivo. Quindi ora riprendo in mano il lavoro, proseguo e faccio 4 giri in più. Ho ultimato i 4 giri in più, quindi sono 17 più 4 centimetri. Così posso fare un piccolo risvolto, perché ora qui ci voglio mettere un fiorellino. Bene, quindi ora riprendo l'uncinetto e prendiamo il lilla e il bianco. Lavoro l'anello magico. All'interno 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tiro il filo e chiudo a cerchio con una maglia bassissima. Così. Faccio una catenella e lavoro 12 maglie basse. Una, quindi due in ogni punto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E chiudo con una maglia bassissima. Così. Tiro il filo e lo taglio. E faccio il nodino. Prendo il bianco. Entro in un punto qualsiasi del cerchietto. E faccio passare il filo. Lavoro una catenella. Altre 2 catenelle e nello stesso punto lavoro 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4. In tutto 5 lavorate nello stesso punto. Tolgo il filo. Entro nel primo punto della prima maglia alta, prendo il filo dal dietro, lo faccio passare e faccio il mio primo punto, nocciolina, e chiudo con una catenella. Lavoro una seconda catenella, vado nel punto successivo e nuovamente lavoro 5 maglie alte. 1,
due, tre, quattro e cinque. Esco, rientro nel primo punto alto, riprendo l'asola dal dietro, la faccio passare attraverso l'asola e chiudo con una catenella e faccio un'altra catenella e ho così i primi due petalini in rilievo. Visto che abbiamo la lavorazione del cappellino che è in rilievo, facciamo anche un fiorellino lavorato in rilievo. Quindi ora vado nel punto successivo e nuovamente lavoro le mie 5 maglie alte nello stesso punto. Una, due, tre, quattro e cinque. Rientro nella prima maglia alta, dal dietro riprendo l'asola, la faccio passare sul dietro e chiudo con una catenella e faccio una nuova catenella così e ho il terzo petalo. Facciamo l'ultimo successivo e lavoro le mie 5 maglie alte. Una, due, tre, quattro e cinque. Entro nella prima maglia alta, riprendo l'asola, la faccio passare sul dietro e chiudo con una catenella e lavoro una catenella in più. E ho così anche il mio quarto petalo e ora continuo così per tutto il giro. Ho ultimato il fiorellino, l'ultimo petalo l'ho chiuso con una maglia bassissima e ne ho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 petali. Qui sotto avevamo 12 maglie basse, 3 le ho saltate in modo che il fiorellino restasse bello piatto, vedete? Quindi ora prendo il cotone glicine, ago il filo e fisso con alcuni punti il mio fiorellino sul cappellino. Così. Se invece voi non fate i quattro giri in più perché non vi piace il risvolto, metterete poi invece il fiore, se volete farlo, sempre sul cappellino. Col risvolto io trovo che sia un po' più carino. Che ne dite? Bene, e ora vado a cucire Ed il mio ecco, ho fiorellino. Cucito il fiore qui sul bordo del cappellino. Con il filato color glicine ho cucito l'interno qui, con dei punti nascosti che non si vedono nemmeno qui sull'interno del bordo. Così. E il mio cappellino così è ultimato. È carino, vero? Speriamo che piaccia anche alla mia nipotina. Bene, se il progetto vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale YouTube cliccando anche sulla campanellina. Così ogni volta che realizzerò un progetto riceverete una notifica. Grazie ancora per la compagnia. Al prossimo progetto. Ciao a tutti!